Eccoci qui, la settimana comincia con le immagini strazianti che arrivano da Parigi, della cattedrale di Notre Dame in fiamme per un incendio dalle cause ancora da appurare. Pare non si tratti però di cause dolose. Prima che questa notizia irrompesse nelle redazioni, oggi si parlava soprattutto della crisi libica, del nuovo conflitto che sembra apertosi sul tema dell'immigrazione tra magistratura e politica, ma anche all'interno dei partner di governo. Ma oggi è il giorno in cui si ricorda anche il 500° anniversario della morte di un grande italiano, Leonardo da Vinci, e noi volevamo approfittarne per parlare un po' dei problemi strutturali del nostro paese, spesso bravissimo a inventare, ad arrivare per primo, non solo ai tempi di Leonardo, anche oggi, ma poi che rimane in ultima fila quando si tratta di innovare. Cercheremo di capire perché succede questo stasera con Marco Bentivogli, segretario generale di Film CISL. Benvenuto. Buonasera a tutti. Come sempre partiamo però dalle aperture dei telegiornali della sera, subito dopo la nostra sigla. Cominciamo. Guerra in Libia, 800.000 migranti sarebbero pronti a sbarcare in Italia. Di Maio, porti chiusi, scelta occasionale. E il ministro della Difesa Trenta aggiunge, siamo di fronte a rifugiati. Lo dice il diritto. Netta la replica di Salvini, sui confini decido io. E annuncia di essere di nuovo indagato per sequestro di persona. Conte, in Libia auspichiamo il cessate il fuoco e il ritiro di Haftar. Non dobbiamo dividerci, ma è polemica sulla chiusura dei porti. L'opposizione paghiamo un crescente isolamento. Libia, si combatte a sud di Tripoli, l'ONU, quello di Haftar, colpo di Stato. Al-Sarraj avverte 800.000 migranti pronti a invadere Europa e Italia. Violento incendio a Parigi, nella cattedrale di Notre Dame. Fiamme e dense colonne di fumo dal tetto della struttura, simbolo della città e patrimonio dell'UNESCO, che è stata evacuata. L'incendio forse legato a lavori di restauro. A Parigi un devastante incendio a Notre Dame, la cattedrale da un'ora è, come vedete, devastata dalle fiamme. Il tetto e la guglia sono avvolti dalle fiamme. In corso l'evacuazione dei turisti. Secondo le prime dichiarazioni dei vigili del fuoco, l'incendio sarebbe legato ai lavori di restauro. Per la gravità della situazione, Macron ha deciso di rinviare il suo atteso intervento televisivo. Impressionante incendio è scoppiato nella cattedrale di Notre Dame a Parigi. Crolla la guglia, fiamme e fumo avvolgono uno dei simboli della capitale francese. Questa è l'apertura dei telegiornali della sera. Naturalmente, non appena è arrivata circa 2 ore fa la notizia dell'incendio a Notre Dame, le testate ovviamente l'hanno posta in primo piano. Noi stiamo vedendo le immagini in diretta che arrivano proprio da Parigi. Se ci saranno aggiornamenti circa la situazione, le cause dell'incendio, i danni purtroppo che sembrano ingenti, nel corso della nostra trasmissione ve le daremo in presa diretta. Intanto, segretario, abbiamo visto le aperture. Da sindacalista, quale sarebbe la sua apertura oggi in Italia? Quale notizia metterebbe in primo piano? Sappiamo che è un momento economico difficile, si sta ragionando sul DEF, il documento di economia e finanza che disegna un ristagno dell'economia italiana. Ci facevamo spesso scudo e coraggio con una notizia: siamo la seconda manifattura d'Europa. Mi pare di capire che non è esattamente più così. Qual è la sua valutazione? Ma in realtà lo siamo ancora la seconda manifattura. In realtà sul valore della produzione già da un paio d'anni la Francia ha superato l'Italia in termini di valore della produzione industriale. Questo è un primo segnale che significa che è in corso un ripiegamento, che le ultime politiche, anche la legge di bilancio e adesso quello che vediamo dal DEF rischiano di aggravare ulteriormente questa situazione. E il DEF spiega che le due misure quota 100
e decreto dignità e poi successivamente vedremo con reddito di cittadinanza, hanno effetti negativi sulla occupazione, cioè un meno 0,2%, che è un problema molto serio, perché ci avevano spiegato che queste misure avrebbero portato più occupazione. Questo invece rischia di essere un ulteriore passo falso in un paese in cui cresce il debito pubblico, aumenta la pressione fiscale e rischiamo di avere, soprattutto nell'autunno, una manovra pesantissima a causa di uno scontro assolutamente sciocco con l'Europa per mostrare i muscoli e in realtà per non difendere realmente il nostro paese. E in questo scenario poco incoraggiante si inserisce il dibattito sulla flat tax. Qual è la sua valutazione sul dibattito circa la tassa piatta che poi pare debba essere modulata con scaglioni? Ma la fortuna della politica italiana, soprattutto di questo governo, è che gli italiani mediamente non leggono i contenuti del DEF, non verificano, non si informano, prendono per buoni un po' gli slogan che toccano più lo stomaco che l'intelligenza delle persone. E la flat tax, addirittura il ministro dello sviluppo economico e del lavoro, che ha definito la sua manovra una flat tax progressiva, è un po' come dire una siccità piovosa, insomma è un ossimoro che solo può far conto sull'analfabetismo funzionale dilagante. In realtà è bene che tra tassazione indiretta e diretta resti un'imposizione fiscale progressiva che sia in qualche modo vada a sanare le grandi iniquità che ci sono nel sistema fiscale. Il nostro problema più grande è la notizia proprio di questi giorni, di cui si è vantato il ministro dell'Interno, è gli oltre 700.000 italiani che hanno fatto ricorso alla cosiddetta pace fiscale, e cioè al condono fiscale, per cui 700.000 italiani che non hanno pagato le tasse e che pagheranno senza sanzione, senza interessi, le stesse tasse che avrebbero dovuto pagare molti anni fa. Questo significa prendere per fessi tutti gli italiani, lavoratori dipendenti e pensionati, che le tasse le pagano quotidianamente. Sono di più di coloro i quali hanno chiesto il reddito di cittadinanza, giusto? Sì, questo è esattamente. Questo se mettiamo insieme forse ci dice qualcosa, significa che tutte queste manovre sono devastanti sul piano economico e sociale, in realtà sono molto utili per raccogliere voti dall'Italia dei furbi. L'Italia dei furbi va combattuta facendo pagare le tasse a tutti e facendone pagare meno. E poi vediamo adesso le altre notizie del giorno e poi ci concentriamo sul lavoro, che sarà con un occhio sempre fisso a quel che sta succedendo a Parigi. Gli altri titoli. Una disputa per un confine, una lite per un terreno, il movente del delitto di Scandiano, Reggio Emilia, un agricoltore di 58 anni è andato a cercare il suo vicino al bar e l'ha ammazzato con un proiettile alla testa. Poi ha scaricato la pistola e si è fatto arrestare. Spaccavano ossa e mutilavano arti, inscenavano falsi incidenti stradali e poi chiedevano i risarcimenti alle assicurazioni. Ai malcapitati, tutti disagiati, solo pochi spiccioli. 300 euro per farsi rompere una gamba, 400 per un braccio. C'è anche un morto, l'orrore a Palermo, 42 arrestati. Nel Trevigiano muore operaio in azienda agricola, Pordenone, macchinista schiacciato dalla gru. Dall'inizio dell'anno quasi 200 incidenti sul posto di lavoro. Roma, nuovo colpo al clan dei Casamonica, 23 arresti, 7 sono donne, un pentito nella capitale, comandano loro. Ed è sui porti italiani l'ultimo duro botta e risposta tra Di Maio e Salvini. Per il 5 Stelle vanno aperti di fronte all'eventuale emergenza umanitaria libica, ma il leghista dice no, restano chiusi, sui confini decido io. I due vice premier Toninelli e Conte indagati per la Sea-Watch, ma il PM chiede l'archiviazione. Le intercettazioni proverebbero la ragnatela di collusione e i trucchi per pilotare le prove per le assunzioni all'ospedale di Perugia. L'esito del concorso era già stabilito ancora prima degli esami, sottolineano i PM. In queste ore la Guardia di Finanza sta ascoltando decine di testimoni che potrebbero portare a nuovi sviluppi dell'inchiesta che sta terremotando la regione Umbria e soprattutto il Partito Democratico. Il procuratore di Perugia ha rilevato che il mondo oggetto dell'indagine era caratterizzato inizialmente da una profonda omertà.
Oh, un quadro desolante emerge da queste notizie, truffe per, ai danni delle assicurazioni con lesioni vere, morti sul lavoro, criminalità, questa discussione anche sui fenomeni migratori in atto. Eppure questo è un paese che avrebbe energie vive. Ricordavamo in apertura insomma, la figura di Leonardo da Vinci, non solo ai tempi di Leonardo, anche oggi l'Italia arriva prima sull'invenzione, ma poi si ferma e insomma, per problemi strutturali non riesce a innovare. Questa è una suggestione, primi a inventare, ultimi a innovare, che abbiamo preso da un suo recente libro di cui pure parleremo compiutamente. Ecco, non innovare però per il mondo del lavoro è una sentenza fatale. Assolutamente sì, purtroppo nella vulgata di questo paese la tecnologia fa male al lavoro e alla produzione, in realtà è l'assenza di tecnologia che fa male all'occupazione e alle produzioni. Anzi, se si raccoglie come sfida, la tecnologia può essere un grande alleato nell'umanizzazione del lavoro. In quel capitolo proprio del libro io cerco di spiegare che questo è un paese che ha un altissimo patrimonio finanziario da parte, è un paese con grandi talenti e se noi prendiamo tutte le tecnologie abilitanti oggi in giro per il mondo, hanno quasi sempre un inventore italiano. Poi, grazie a quell'Italia che abbiamo visto poco fa, il TG, l'Italia dei furbi, quella in cui ci si spara per un terreno, quella in cui si spezzano le gambe a un cittadino dandogli pochi euro per il risarcimento. E tutti parlano di problemi di povertà, di economici. Qui invece, secondo me, c'è un problema di sbriciolamento della base etica e morale di questo paese. E anche il populismo dilagante fa un grandissimo ricorso a non in questo caso di arti, ma fa una frantumazione dei legami sociali tra gli italiani stessi, attaccando gli immigrati, che in realtà ci lascerà per tanti anni dei frutti amari. Purtroppo si stanno abbrutendo i rapporti tra le persone, i legami sociali sono la ricchezza più importante di una nazione. Dove ci sono legami sociali forti nascono anche i talenti, le invenzioni, le grandi capacità di risposta di un paese. Se capisco bene quello che dice, la crisi economica si è innestata su una crisi culturale il cui peso è equivalente se non addirittura superiore a quella economica. Assolutamente sì, la crisi economica del 2008 è esplosa grazie all'sbriciolamento delle basi etiche del capitalismo. Quando si è pensato di arricchirsi senza limiti e costruendo una finanziarizzazione assolutamente poggiata su piedi d'argilla, si è visto che in realtà era una ricchezza non solida come è solida quella dell'economia reale, quella costruita dall'impegno, l'ingegno, il talento delle persone e le tecnologie. Ecco, riportare l'economia un po' più con i piedi per terra dell'economia reale è una buona cura e la tecnologia ci consente di farlo anche nelle economie mature come quella nostra. Vediamolo dunque il suo libro che abbiamo evocato prima, perché c'è un sottotitolo che mi incuriosisce sul quale vorrei sollecitarla. Marco Bentivogli, Controordine Compagni, manuale di resistenza alla tecnofobia per la riscossa del lavoro e dell'Italia. Cos'è questa tecnofobia? Lei addirittura fa un precedente storico, l'avversione nei confronti della televisione a colori che si diffuse pure nel nostro paese alla fine degli anni 70. Ma sì, in realtà oggi la paura è la merce più diffusa nel mercato politico e anche in quello economico. La paura attiva tanti meccanismi che hanno finalità economiche molto rilevanti. Il nostro, oltre alle tante fobie che girano per il mondo, ha una esasperata tecnofobia, cioè una paura di tutto ciò che è nuovo, innovazione, invenzione, ma non solo l'innovazione tecnologica. Il nostro paese è un paese che vede tutto ciò che è lo status quo attuale come qualcosa di immodificabile. La comfort zone dell'italiano è: non vedo nessun motivo per fare le cose diversamente, in fondo si è sempre fatto così. Queste cose uccidono le imprese, uccidono la cultura, uccidono tutto ciò che invece è fondamentale innovare. Noi appunto abbiamo avuto, rispetto al resto d'Europa, dopo 10-15 anni l'introduzione della TV a colori, perché si era
appunto scatenata la solita coalizione antiprogressista nel nostro paese, ancora molto forte, trasversale a tutte le forze politiche, che impedì la diffusione della TV a colori. Addirittura nei primi anni 70 arrivava il segnale di Capodistria, provate a pensare da dove, a colori, ma noi avevamo apparecchi tutti in bianco e nero e per cui non potevamo leggerlo nelle nostre televisioni. Questo perché tra antropologi, scienziati pigri, politici e anche giornalisti, mi lasci dire, preferiamo sempre spaventare le persone, perché in fondo le persone cercano sempre qualcosa che le spaventi, come se in fondo le si rassicurassero con la paura. In realtà la paura è un sentimento naturale che paralizza e impedisce risposte razionali. Ecco, adesso non per spaventare qualcuno, ma per cercare di focalizzare l'attenzione a quello che sarà il mondo da qui a pochi anni a questa parte, vi facciamo vedere i cosiddetti mega trend, delle tendenze che sono dei processi in corso con i quali bisogna fare i conti. Ecco, immigrazione: entro il 2100 mezzo miliardo di persone premeranno per entrare in Europa. Sono risibili i numeri che abbiamo sentito nei titoli del TG di oggi, per esempio. Welfare e invecchiamento: entro il 2092 l'aspettativa di vita in Italia sarà di 93 anni. Nel 2050 il 75% della popolazione vivrà nelle città. Tutto questo mentre dal mondo del lavoro deriva una conseguenza, un restringimento progressivo della classe media. Tutte sfide per il mondo del lavoro, sfide da affrontare in che cornice? Qualche giorno fa le tre organizzazioni sindacali maggiori, CGIL, CISL e UIL, insieme alla Confindustria hanno firmato un documento per l'Europa. Ecco, l'Europa da molti lavoratori è vista con sospetto perché si dice i paesi europei si fanno concorrenza tra di loro con le delocalizzazioni che portano a chiudere alcune fabbriche, alcune aziende in Italia per spostarle in altri paesi europei che fanno concorrenza. Vuole motivare questo appello pro Europa invece? Ma l'Europa è assolutamente amica delle cause del lavoro. Noi tutte le esportazioni e il surplus di bilancia commerciale che abbiamo fatto come paese in questi anni sono grazie all'euro. In realtà c'è sempre bisogno di un nemico, in questo caso il sovranismo politico, il populismo politico ha avuto un'ostetrica che è stato il populismo sindacale. I lavoratori hanno risentito molto di quei sindacalisti che andavano a indicare nemici e cause banali di tutti i loro problemi. In realtà le delocalizzazioni industriali, purtroppo per loro, sono nate ben prima dell'euro, sono nate già negli anni 90 in piena lira. E questo significa che le cause sono molto più complesse e spesso dipendono dal nostro paese, che non è capace di attrarre investimenti e di far consolidare quelli che ci sono per eccesso di burocrazia, costo dell'energia, scarsa infrastrutturazione. E quei megatrend dovrebbero essere un faro da puntare su tutti i gruppi dirigenti, in particolare per la politica. Sull'immigrazione, se e nel 2100 la popolazione africana passerà da 1 miliardo e 100 a 4 miliardi e 4, significa una cosa semplice, che le politiche di cui abbiamo visto parlare all'inizio del telegiornale non solo non sono efficaci, sono dannose. Cioè l'orizzonte dell'impegno politico deve essere almeno di 30 anni per essere efficace, deve dare anche risposte emergenziali immediate, ma il nostro paese vive solo di emergenza. Pensate al welfare e all'invecchiamento. Nel nostro paese, come in Giappone, raddoppieranno gli ultra ottantenni. È un paese a scarsa natalità. I giapponesi hanno elaborato questo piano strategico che si chiama Società 5.0, ne parlo ampiamente nel libro, e cioè come usare la tecnologia per rendere la vecchiaia non un problema ma una risorsa, appunto facendo in modo che diventi un periodo di forte attività. Ora facciamo una pausa nella nostra conversazione con il Montecitorio Selfie, che ci riporta un altro caso di oggi, e poi proseguiamo la nostra discussione. Ci stanno ascoltando. Radio Radicale, che è sempre stato lo strumento che ha permesso a tutti gli italiani di sapere con trasparenza che cosa succede qui dentro. E buongiorno agli ascoltatori, eccoci all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale.
Oggi il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Vito Crimi ha detto che non vuole rinnovare la convenzione con Radio Radicale per la seduta delle trasmissioni del Una voce in meno. È una voce che noi consideriamo una voce di tutti, dato che siamo abituati per l'appunto da sempre a far parlare davvero tutti, e quel che veramente trovo un crimine è non pensare al valore inestimabile che ha un archivio come quello di Radio Radicale. Sono più incredula, quasi che tristezza, sì, ecco, come diciamo la paura di vedere uno strumento così prezioso nelle mani di persone che forse non hanno capito che valore abbia Radio Radicale. Che ne pensa di questa vicenda di Radio Radicale? Anche qui ci sono dei lavoratori coinvolti che rischiano il loro posto. Ma non solo dei lavoratori, c'è un problema molto serio. Il Movimento 5 Stelle ha fatto una campagna elettorale giusta, parlando di trasparenza, di democrazia. Appena arrivato al potere ha iniziato a spegnere tutti i microfoni della democrazia. Radio Radicale ha un archivio sulla democrazia reale, non diretta, la democrazia reale, quella diffusa di questo paese, è gigantesca. E ho sentito Vito Crimi dire non si possono dare i soldi pubblici a un'istituzione privata. Intanto costa molto di meno del servizio pubblico offerto in alternativa Radio Radicale. Non solo, c'è un problema di come utilizza questo governo i soldi verso altre SRL che sono assolutamente private e costano molto di più di quello che costa Radio Radicale. Per cui queste cose sono assolutamente gravi. Io mi auguro che il governo complessivamente ritorni sui suoi passi e riveda questa posizione assurda. Facciamo un salto a Parigi. Arrivano ancora impressionanti immagini in diretta dal circuito della Reuters, fiamme alte che si levano dalla cattedrale, purtroppo appare sempre più spolpata, il tetto non c'è più la guglia. Le ultime notizie sono che a causa di questo incendio, per capirne un po' le proporzioni, 1000 abitanti della zona saranno evacuati. Ecco, pare di capire che non siano neanche iniziate le operazioni di spegnimento, di contenimento dell'incendio. Davvero immagini che lasciano straziati. Segretario, una battuta finale. Nel libro, tu, in un libro così moderno, parli anche di un concetto antico, quello dei doveri che dovrebbero essere riscoperti, oltre a rivendicare diritti. C'è però un diritto, forse, che i lavoratori, un diritto nuovo che i lavoratori dovrebbero invocare, quello alla formazione. In una battuta, vuole spiegarci perché? Ma dopo il diritto alla salute nel lavoro, il diritto più importante per i lavoratori è il diritto alla formazione, perché è il diritto al futuro. Quando un'azienda forma le persone, gli assicura un lavoro di qualità migliore, un lavoro meglio pagato e una stabilità del posto di lavoro maggiore. Noi sosteniamo questa idea un po' radicale, e cioè che bisogna tassare l'ignoranza. E cioè, come si tassano le aziende che emettono CO2, bisogna tassare le aziende su tutte le esternalità negative che emettono. E quella di non preparare e aggiornare costantemente lungo tutta la vita lavorativa i lavoratori è un'esternalità negativa intollerabile, per cui bisogna tassare le aziende che non rispettano il diritto soggettivo alla formazione. Grazie a Marco Bentivogli per essere stato con noi questa sera, grazie a voi che ci avete seguito da casa. Il nostro Dulcis in fondo, abbiamo parlato di innovazione, dedicato al volo dei fratelli Wright che fecero qui in Italia, forse l'episodio è poco noto, a Centocelle, esattamente 110 anni fa. Il nostro Dulcis in fondo, e se volete ci ritroviamo domani. Ciao.